Benvenuti o bentornati, sono lo Zio Arias, sto su Star Citizen nuovamente. Ci sono riuscito praticamente, ho avuto una settimana tremenda sul fronte computer, ho dovuto formattare prima un sacco di problemi, disinstallato il gioco, reinstallato il gioco, insomma. Appunto per questo volevo fare, visto che era tanto che non facevo video su Star Citizen, nell'imminente rilascio della PTU, che questo fine settimana, quindi 25-26 marzo, dovrebbe essere rilasciata a detta di Chris Roberts, voglio andare ad analizzare un po' più da vicino, a proposito di quello che mi è successo, un po' di bug e per farci due risate insieme. Ricordo che non è un attacco al gioco, ma è per comunque sia rilevare quello che c'è all'interno a questo momento. E state zitta un attimo. Sta zittata, ammazza. E quindi per andare a vedere quello che quest'alfa, perché è un'alfa, è ripartita. E niente, ricominciate a parlare. Ti devi da stare zitta! Oh, ecco. E quindi andare a vedere qualche altro bughetto prima che magari lo correggano, che ne so, vediamo un po' se ci stanno tutti quanti. Siete pronti? Andiamo. Cominciamo con Aria 18, che è la parte che va più a 60 frame. Ecco, come non detto, ho visto già 52. L'unica parte che solitamente va sempre standard a 60 fps in tutto il gioco, perché è la parte, chiamiamola così, social. Ecco, quindi avete visto appena uno. Un altro, eccolo. E... e anche qua, vabbè. La porta delle meraviglie. Guardate, guardate, guardate. Non l'hanno ancora sistemato. Allora, Zingar era riuscito una volta ad arrivare addirittura alla nave. Ci voglio provare anch'io. Vediamo. Vedete, ci prova ogni tanto a compenetrarsi. Eccolo, 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 eccolo. Ed è andata, eccolo! Questo lo sanno tutti i giocatori di Star Citizen. Non so se ci riesco stavolta ad andare di là, perché l'altra volta ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, ci è riuscito solo Zinga. Maledetto Zinga! Proviamo anche a terra, sdraiati, si passa. Vabbè, non ci siamo riusciti, questo qui probabilmente l'hanno corretto, quindi andiamocene direttamente di qua. Uoli! Guardate. Eccoci, eh? Poi da dentro la porta si apre. C'è i sensori soltanto dentro. Meraviglioso Star Citizen. Alfa, ovviamente. Poi guardate, eh? Lo faccio di qua. Guarda. Salve, siamo gemelli siamesi. Oh, passiamo attraverso. Voglio stare vicini, vicini con te. Esperienza stile Ghost. Oh, 60 fps fissi. Qui sono tutti i negozi che poi apriranno. Non si sa quando, ma apriranno. Buste della mondezza piene che non vanno a fuoco. E vabbè, sono lì per scena. Quello sta sempre là. Chi non fa di solito questo nei bar? Qui si compenetra qualcosa, vediamo. Passando al Crusader, vediamo subito il primo dei bug. Potete vedere. Un modo strano di mettere il fucile, sono nato così. Il fucile nella tuta da pirata, questa qua che ho, è attualmente è conficcato nel mio cranio. È un nuovo modo per portare il fucile. Prima estate 2017, eccolo qua. Se volete un fucile si porterà così quest'estate. E infatti poi quando mi giro me lo trovo, vedete? Mi giro. Eccolo, lo vedete? Qui sulla sinistra. Vabbè. Launch platform. Vi capita quei giorni di avere qualcosa in testa e non sapere cosa sia? Ula mia Avengers. Eccomi. C'ho un prurito in testa, ragazzi. Ok,
Entriamo da esterni. Voilà! Bella la carlinga sopra, eh? Entriamo nella cabina, vediamo un po'. Cos'era? Ok. Aegis Combat Assist. Decolliamo subito, subito. E andiamo in giro nella nave. Cos'è? Ci siamo abbassati per forza. Perché? Eccoci. Cos'è questa cosa? Andiamo dietro nella stiva. Vuole. Ma qui ancora tutto va bene. Stiamo camminando, perciò se esco non rientro più. Cos'è? Cos'era che volteggiava il nulla? L'Avenger è una delle navi ancora più buggate dopo l'Aurora. È troppo bassa per me sta nave là sopra, e quindi devo stare accucciato. Ok, serie di bug infiniti. C'ho ancora il fucile in testa. Chissà se... Oh! Hai messo nel cervello! Non ci credo. Guardate. Lo prende dietro. Se lo rimette nel cervello. Riusciamo a controllare la nave. Non ho nemmeno gli scudi. Com'è? Enter. Vedi? No, vabbè. Ragazzi, è top, è il top. Non si sa. È proprio, non posso nemmeno più uscire. Fantastico. Non posso pilotare. Perché non mi riconosce, giustamente. Sto al posto di guida. Sto nella cabina, pronto ai comandi, ma non posso pilotare. Vado avanti come se la nave non fosse mia in questo momento. Questi sono i comandi. Tra l'altro una schifezza questa qua in mezzo, vabbè. Non fatelo l'upgrade all'Avenger se avete un'Aurora. Lasciate stare, aspettate che il gioco esca, perché insomma guardate come trattano la strumentazione dell'Aurora. Questa qui, qua dentro, guardate. Sembra che c'è una pellicola. Ragazzi miei, ora con F posso uscire? Neanche lasciandolo premuto? Niente, si è buggata qui così. E sono qui perso nello spazio. Non va nemmeno l'autodistruzione. E sono buggato così, a merda. Questi erano i primi che vi scovo così, che vi ho fatto vedere. Avete visto, sono dovuto uscire, ve lo faccio vedere in tempo reale. Ce ne sono un milione. Ovviamente dobbiamo approfittare prima che li correggano per poterli vedere un po' tutti. Perciò se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su, se non vi è piaciuto mettete un pollice in giù, commentatemi qua sotto, ditemi se ne avete trovati anche voi degli altri, di modo che così possiamo magari fare una sorta di contenitore di tutti i bug e magari dire da Chris Roberts sulla spalla va bene tutto, ma questi quando li correggiamo, eh? Ragazzi, per noi l'appuntamento è al prossimo video. Ciao ciao.